Ragazzi, benvenuti per la prima partita del Toro contro la Dinamo Mosca, prima partita di girone d'andata del Mondiale per Club. Giochiamo contro la Dinamo Mosca, le formazioni le vedete e quindi abbiamo tanti 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 indisponibili, il Fares, il giovane d'aprile, acquistato solo 18enne. Poi, come potete vedere, vi avevo già spiegato che la Serie A avevo fatto e Serie B italiana, avevo fatto un po' di calciomercato. Vedete, c'è Sec, Pellegrini, non c'è più Verdi, non c'è più, insomma, quello che viene a mancare, viene a mancare. Berisha sicuramente in porta titolare. E andiamo con la prima giornata. Si parte allo stadio Grande Torino contro la Dinamo Mosca. Vedremo, sono curioso di vedere chi vincerà questa prima edizione di questo mondiale per club, e poi non lo so se andremo ancora avanti per le prossime edizioni, vedremo, vedremo, vedremo. Anche perché poi PES questo qui diventerà poi d'epoca, perché sicuramente sulla PS4 non ci sarà più un PES, vedremo cosa potremo fare come prossimo calciomercato, sicuramente lo riusciremo ancora a fare, poi si vedrà. Squadre schierate, abbiamo qui davanti una nostra conoscenza del calcio italiano, non mi viene il nome, e si entra in campo tutto pieno, speriamo di vedere di nuovo gli stadi così. Ecco formazioni, quindi tutto pronto, grande rappresentanza da Mosca dei sostenitori della Dinamo, tifoseria molto tenibile, molto, voglio dire. Torino con Berisha, Rodriguez, Zizzo, Bremer, Singo, Mandragora, Ricci, Kreiter, Warming, Bellotti e Brecolo. Dinamo Mosca, anche lei si schiera con Leskusic, Balguena, Pliev, Laxalt, Varela, Fomin, Moro, Szymanski, Lesov, Higuaín e Inguia. E si dà il calcio d'inizio e parte questa avventura del Toro. Bellotti, pallone a Izzo, direzione di Rodriguez, chiama palla a centrocampo, avanza Ciametri, Rodriguez, Praet, palla verso Brecolo, stringe il Toro i tempi, pallone verso Singo. Può andare al cross, la mette in mezzo per il Gallo, la rovesciata, la palla fuori di poco. Grande occasione per il Toro. Ma si riparte dalla Dinamo Mosca. Pijev. Warming, non gli dà campo. Inghie. C'è Rodriguez su di lui, ma Inghie è velocissimo. Mamma mia, che velocità che c'ha questo. Pallone in mezzo, c'è Izzo su di lui, lo costringe ad arretrare, attenzione a Szymański, il tiro di Szymański fuori, Szymański, palla fuori, si riparte da Berisha, allarga per Rodriguez, un'occasione per parte finora, ancora Izzo, allarga da questa parte per Singo. Chiede l'1-2 a Ricci, acquistato dall'Empoli a gennaio. Pallone ancora Brecolo, si gira Brecolo, si fa vedere ancora Ricci, a sua volta la gira all'indietro a Izzo, Mandragora. Pallone lanciato verso Warming, il giovane attaccante del Torino prova il tiro ma viene chiuso. Riparte la Dinamo, Inghie. Varela, altra conoscenza questa. Pallone ancora Inghie. Velocissimo l'aspetto Rodriguez, stavolta prova a fermarlo con un fallo, lascia continuare l'arbitro, attenzione, chiude Singo, bravissimo, colpo di testa all'indietro e Berisha può bloccare. Ancora Izzo, può manovrare ora il Toro, avanza Izzo, la Dinamo concede molto campo, allora andiamo su. Palla ancora Bellotti, arriva Praet, anticipato, Szymański. Ancora Szymański, Higuaín, pallone in Gaye, su di là ancora Rodriguez. Dura lotta, con difficile portargli via la palla, molto bravo tecnicamente.
Veglia mette in mezzo, attenzione, devia via la palla Izzo, con il Praet il tiro alle stelle. Ancora Toro, è tutto chiuso, allora ripartiamo ancora una volta, ma questo lato lungo, Berisha. Rodriguez, Mandragora, ancora Rodriguez, può involarsi sulla fascia, va a trovare Warming, Warming adesso la gira per il Gallo, niente da fare, viene fermato ma recupera palla, ancora Mandragora, pallone a Praet, l'appoggiano indietro per Ricci. Molla il pallone verso Brecalo, si gira, appoggia per Singo che può andare al cross, subito messa dentro, attenzione, colpo di testa mancato, poi ancora la Dinamo che ne esce bene. Lazzalt, che ha giocato nel Torino, anche se poco, ha giocato anche nel Milan. Ancora Lesovo, Lesovo, buon dribbling, va Ricci, ma sono velocissimi sulle fasce, ancora Ricci. Lo chiude bene, senza fallo, bravo Ricci, poi si addormenta. Recupera Lesovov la palla, arriva Praet, cerca di fermarlo, non gli riesce. Allora Moro appoggia verso Szczęsny. Attenzione che questo c'è un bel tiro, parte un tiro e Berisha può bloccare. La Dinamo Mosca che c'è da stare molto attenti. Ricci. Pallone ancora Praet, sta giocando bene. Brecalo, ancora una finta, prova ancora a arrivare Singo, adesso viene servito per un altro cross, la mette in mezzo, colpo di testa e poi il Gallo, ancora la palla che rimane lì, mamma mia che parata portiere della Dinamo. Rodriguez, Mandragora, pallone a Praet, la stoppa, può andarsi a girare, niente da fare. Ancora la Dinamo, giocano molto bene. Levov, attenzione, Szczęsny, Igbon, Igbon, chiude tutto Izzo, bravissimo, ancora la palla verso Ricci, si fa soffiare però il pallone a Igbon, ferma tutto stavolta con un grande anticipo, bravo Ricci, pallone al Gallo, gira verso Brecalo che può puntare la porta, parte il tiro, centrale, Leskiciuk, blocca, riparte ancora la Dinamo, Ngaye, Varela, Szczęsny, forse si pronuncia così, Ngaye, fermato stavolta Rodriguez, non si fa prendere in contropiede, ancora Rodriguez, Warming, ma viene data male la palla, recupera Varela, poi Pliev, Szczęsny, ancora Pliev, 39esimo, partita davvero difficile, lancio in mezzo, attenzione da questa parte, ma c'è Singo che chiude, palla adesso verso Ricci, l'appoggio a Brecalo, c'è campo, Bellotti, bella palla per Praet, tocca ancora per Brecalo, si fa vedere ancora Praet, mette in mezzo il pallone per Warming, che non ci arriva, e palla lunga che finisce in rimessa laterale per la Dinamo Mosca. Varela, pallone a Pliev, Szczęsny, Ngaye, ancora palla in mezzo e stavolta Rodriguez sembra aver trovato le misure. Izzo non spinge più molto Ngaye da questa parte. Mandragora, Praet, buona la finta di Brecalo che va come un treno. Mette subito in mezzo Gallo Bellotti, fuori di niente. Mamma mia. Direi di non cambiare nulla. Anzi, direi di andare a togliere anche questo perché poi magari mi mette giocatori che a me non stanno bene. E si va col secondo tempo. 0-0, partita davvero difficile. Fomin, Pliev, Szczęsny, Pliev, Ngaye, Mandragora prova a dare una mano e parte il raddoppio. Ma attenzione a questo giocatore qua, Szczęsny mette in mezzo il tiro. Berisha, mamma mia. E poi bravissimo coi piedi verso Brecalo che mette giù il pallone. Grande palla per Praet, ma era troppo indietro. Laxalt. E allora Lesovov.
può avanzare per la Dinamo. Moro, attenzione alla palla verso Mboma, si sganzi il tiro fuori, si smischi, sì, come cazzo si dice. Allora ripartiamo, cambia lato Berisha. Il Toro deve crederci perché si può far gol. Singo, ancora palla Brecalo, si muove bene il Torino, ancora Ricci, palla adesso a Praet, chiama l'1-2 ma Brecalo lo ignora, allora cede la palla a Singo, lo stop, parte il cross in mezzo, libera la Dinamo Mosca. Allora Lesolov, Izzo, Berisha, bravo Izzo, alleggerisce un po' la pressione. Pallone da questa parte, si riparte adesso da Rodriguez, buona la palla per Warming che si gira molto bene, mette in mezzo per il Gallo, ma un pallone davvero dato male. Valbuena, Fomin, Szymański, Ngaye, adesso c'è sempre Rodriguez, stavolta Ngaye ha la meglio. Allora fascia di centrocampo, ancora con Moro, Szymański. Bravo questo giocatore. Ancora Igbun, il tiro di Igbun. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato qua. Una squadra forte, eh. Ma si sapeva, calcio russo. Sono squadre temibili. Chiama tutti a salire adesso Berisha. E poi si rifugia ancora dalle parti di Singo, ha centrato. Ricci può avanzare, chiede, riceve palla. C'era Mandragora libera, Ricci ha preferito la profondità. Allora Igbon si riparte dalla Dinamo Mosca, lottano come dei dannati tutti quanti. Pallone adesso verso Brecalo, Brecalo, poi Gallo Bellotti che si fa vedere. Tocca ancora il pallone, dai, è 1-2, il Gallo Bellotti, parte di roba! Fuori di fuoco! Mamma mia! Valbuena. Fomin, Valbuena, buon centrale Valbuena, un po' macchinoso ma un buon centrale. Ora il Torino prova a pressare, sembra quasi rinunciare all'attacco. Adesso la Dinamo che ne esce quasi pericolosamente, c'era Ricci, ancora Igbon, pallone a Levosov, scavalca con una finta, poi il cross fermato, ancora Moro che può avanzare, fermato a sua volta. E allora Ricci che può lottare, Praet, pallone verso Bellotti, Bellotti la tiene, ancora Praet, può avanzare ancora, e non c'è fallo, non è assolutamente fallo. Fomin, pallone Igbon, poi Moro, siamo troppo alti, dobbiamo abbassare un po' la retroguardia, attenzione Izzo, bravissimo Remer, ancora Mandragora, pallone Ricci, Ricci può avanzare, fa andare adesso Izzo che si è scalamitato in avanti, sbagliamo questi appoggi però. Mandragora ancora verso Warning, tiene la palla il giovane del Torino, ancora la palla verso Rodriguez, può andare al cross, la mette in mezzo, niente, sì, ancora Singo che va a chiudere. Bremer lancia in avanti, bellissimo verso Brecalo, sponda di testa per il Gallo che si gira, può andare in mezzo a due, tre, prova il tiro, qui c'è fallo, niente da fare, ci si rialza. Allora Leslov ferma tutto, Singo, bravissimo. Valbuena, Fomin, sapevamo che era una partita veramente difficile, occasioni da entrambe le parti, devo dire, poche ma buone. Praet, ancora palla verso Warming, l'appoggia adesso per Praet. Si addormenta al momento del tiro, incredibile, si fa recuperare ma insiste ancora il Toro nella sua manovra. Brecalo qui, si perde, c'è fallo su Singo che sta disputando una buona partita, ce l'ho anche sulla Master, è cresciuto tantissimo. Rodriguez, pallone adesso a Ricci che può avanzare, non c'è spazio, allora si va da Mandragora, prova ancora Mandragora, appoggia ancora verso Rodriguez. Pallone verso Ricci, ancora, prova l'1-2, dai e vai, e ancora Ricci, una finta, niente da fare. Grande difesa quella del Dinamo Kiev, impenetrabili quasi. Ngaye, attenzione agli 1-2 in profondità. Moro molto veloce, c'è Izzo, Izzo,
appoggia su Berisha, a sua volta rischiando qualcosa, ma si fa rubare palla Mandragora. Viene messo giù, attenzione perché qui potrebbe scattare il cartellino. Attenzione alla Dinamo Varela che mette in mezzo, esce Berisha. E allora si riparte da Ricci, che può avanzare. Buono questo centrocampista, molto giovane. Praeta ancora, guardate il giallo come si fa vedere. Ancora la palla da questa parte verso Brecalo, parte il tiro fuori. Porca di una miseria ladra. Che azione, grande partita del Gallo, qua. Ma anche Brecalo, quanto è forte. Ed eccolo qua. Mandragora no, ha ammonito, gli dice di no, ma sinceramente ci sta tutto. E alla sostituzione forse sì, entra. Ah no, Mandragora ammonito. Entra Gruliev. E anche Skopinsteff, Madonna che nomi difficili da pronunciare. Ancora la Dinamo, attenzione, e da questa parte si va con Ngaia. Ancora Ngaia ferma tutto, si lotta con Rodriguez, ma Ngaia la meglio, niente da fare, una spina nel fianco della difesa del Toro. Questo Ngaia viene fermato, Mandragora subito che fa ripartire l'azione del Toro, attenzione, ma finisce qua 0-0, una buona prova, ma abbiamo trovato veramente la squadra forte. Andiamo a vederci i risultati e poi ci salutiamo. L'Union de Calera 4-0 sul Genk, il Milan vince in Francia 2-0, Ajax e Bruges 0-0, Napoli 4-0 in casa col Fenerbahce. Flamengo Leipzig 1-1, Torino Dinamo Mosca 0-0, Manchester City perde con lo United Derby 4-0, i Rangers 0-3 col Palmeiras, Borussia Dortmund Liverpool 2-2, Buriram 0 Monaco 1, Paris Saint-Germain che vince in Svizzera 1-0 con Luzern, Krasnodar 3-1 col Copenaghen, Bayer Leverkusen cade in casa con Real Madrid 1-0, Real Sociedad 4-1 con il Porto. Real Sociedad che nella Master League ha vinto la sua prima Coppa Campioni. San Paolo, Borussia Mönchengladbach 0-1, grande vittoria dei tedeschi in quella del Brasile. E la Lazio che cade in casa con l'Atletico Madrid 1-0. Classifiche, è inutile che ve lo faccio vedere, qui siamo tutti a un punto. Manchester e Palmeiras 3 punti, Monaco 3, Liverpool e Borussia 1, Krasnodar e Paris Saint-Germain 3 punti, qui potrete già capire come andrà a finire. Real Sociedad e Real Madrid 3 punti, Atletico e Borussia 3 punti, anche qui sono solo una partita, L'Union de la Calera e Milan 3 punti, Fenerbahce 3, Ajax e Bruges 1 punto. E via via tutte le altre. Bene ragazzi, la prossima vediamo quale sarà. Ah, andiamo in Germania e questa sarà di nuovo una partita durissima. Va bene, ciao a tutti e alla prossima.